mattinata scivola via, sono già le 11.35, la settimana scivola via, siamo già arrivati al venerdì ed è arrivato anche Aldo Rock, quindi velocissimamente la sigla così poi vi facciamo raccontare qualcosa da lui, ma anche da qualcun altro, perché insomma è pur sempre Dinamo Camp. Buongiorno uomo! Buongiorno a tutti! Buongiorno, sì. Allora uomo! Eccoci qua! Allora, oggi ti porto molto lontano. Dove uomo? Ti porto dove le poiane volano sopra la tua testa. E dove? Dove con un po' di acqua puoi scalare delle barrancas. Dove sono le barrancas? Le barrancas sono dei canyon più profondi del Grand Canyon. Si trovano nello stato di Chihuahua e ce n'è una molto famosa. Sono tutti piccolissimi, quindi. Lo stato di Chihuahua? No, sono tutti molto, molto, molto corridori. Perché oggi ti parlo del popolo dei corridori, dei Tarahumara. I Tarahumara. Nord del Messico, nord del appena Messico, dopo il confine. Vivono in queste siamo barrancas. Sempre lì, Linus. Allora, siamo sempre dove posto... c'è Breaking Bad, sì, dove no, c'è questo... Aldo Rock, Calexico, sì. Capito? E quella roba lì. Tu varca la frontiera. Mexicali. E arrivi ad Azul. E stai molto attento. La ciudad si chiama Azul. Stai molto attento perché quella è una zona dove tutti quelli che scappano si rifugiano lì. Quindi puoi incontrare di tutto. Persone molto pericolose, ma anche persone molto gentili. Pensa che i Tarahumara sono la popolazione più gentile al mondo. Nel senso che loro... cosa? Gli ha dato la targa? Sono fanno un conte. Sono quelli più alti, no, più bassi, quelli prego, più gentili. Prego, senso, si accomodi. Vivono così da tantissimi anni, non hanno mai combattuto guerre, e man mano che la civiltà si avvicinava a loro, loro si rifugiavano in questi canyon. Tant'è che dividono il mondo in due. Cioè, coloro che fuggono, che sono loro, e coloro che li inseguono, certo, che sono quelli che portano... la civiltà. Sì, quelli che portano guai, e loro sono quelli che fuggono dai guai. Questi sono i Tarahumara. Ma cosa fanno nella vita? I Tarahumara vivono in queste capanne molto difficili da vedere, perché si mimetizzano, sono in pratica tutt'uno col territorio. E vivono correndo su e giù per questi canyon... Hanno dei sandali, hanno un gonnellino, è una specie di mantella, nient'altro. E riescono a correre per centinaia e centinaia di chilometri. Allora, i sandali sono sandali. Sì, sono sandali. Sandali. In realtà molto spesso sì. È un pezzo di pneumatico sì. Con delle corde sopra. Sì, questi sono sandali di cuoio, vengono chiamati waraci. E con questi sandali sembra sono... di vedere i sandali degli antichi romani per dargli un po' l'idea. Cioè, pensate che con questi sandali sono riusciti a correre centinaia e centinaia di chilometri, raccontano tipo le Vibram, bravissimo, sì, pensate delle Pegasus perché sono un po' più copresi. Pensate quinto, che da c'è questo... versione del sandalo antipronazione pensate che da questo popolo e da questo modo di camminare e di correre soprattutto è nata questa filosofia della scarpa sottile. Certo. Voi sapete che quando la scarpa da corsa ha iniziato a fare il suo ingresso negli anni 60 era una scarpa molto sottile, poi a un certo punto sono arrivate le scarpe ammortizzate, le cosiddette protettive. Benissimo, dopo l'uscita di un libro, il libro di cui vi voglio parlare oggi che è Born to Run, sono tornati a fare queste scarpe molto sottili. E queste scarpe sono in pratica la filosofia dei Tarahumara, nel senso che i loro sandali dovevano dare la possibilità al piede di sentire di tutte sentire, le asperità, certo. E quindi di rinforzarsi. Pensate, dicono, avreste dovuto esserci anche voi, a un certo punto è arrivato un vecchio di 95 anni, aveva camminato per i monti per 40 chilometri, e sai perché ce l'aveva fatta? Perché? Che nessuno gli aveva detto che non ce l'avrebbe potuto fare. Let's not talk about the old days. Si intitola Let's Start Again, cioè ripartiamo, questa canzone di tale Bob Kennedy di cui non voglio sapere niente. Bellissimo, perché... sei dischi all'attivo. Questo è un disco bellissimo che non troverete. Sì, troverete. E meno male che troverete solo disco. Da, troverete solo da Buscemi, ecco. È difficile da trovare in giro. poveri commessi di Buscemi. Sì, sì. Va. Senti, non facciamogli i Buscemi noi invece. Parliamo di questo libro. È un romanzo alla fine il libro.
Allora, racconta la storia di qualcuno in particolare. Dopo averlo letto, ho mandato un messaggio a Leonardo Soresi. Leonardo Soresi è il direttore di Spirito Trail, questa rivista bellissima. Ed è un lumina, è veramente, sai quando hai bisogno dell'Einstein del trail? Okay. Ecco, tu chiami Leonardo Soresi, perché veramente lui sa tutto. E gli ho detto, scusa, ma la storia di Caballo Blanco, perché questo è il personaggio clou del romanzo, è storia vera o romanzata? No, è tutto vero. In pratica, questo giornalista americano, per via di un dolore al piede, pensate, aveva male al piede, è andato da, e aveva una passione sfrenata per la corsa, però uno che pesa 90 kg e ha una passione sfrenata per la corsa ed è in sovrappeso, va da tutti gli ortopedici e cosa gli dicono gli ortopedici? Beh, le scarpe dimagrisci. No, comprati una bicicletta. Cioè, ti dicono questo. Cambia sport, ecco, sì, ti dicono, sì, perché lui, quel tum 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 fa male alle giunture, alle caviglie. E lui, non convinto, dice no, io voglio correre. Allora, casualmente, leggendo una rivista, scopre questa popolazione e decide di andare anche lui nel Barrancas del Cobre, nel Canyon, nel Copper Canyon. Copper Canyon, quando entri, devi stare molto attento, perché uomo, piantagioni di marijuana, certo. Pieno, sono dei SUV coi vetri oscurati, il cartello a bordo, narcos. Quindi cosa fanno i narcos? I narcos, quando vedono un giornalista e qualcuno curioso, diventano pericolosi. Quindi lui, con molta umiltà, è andato nella piantagione e prima ha chiesto il permesso a Gustavo Fring. Bravissimo. È riuscito a parlare con i Tarahumara, ma lui cercava un personaggio che i Tarahumara chiamano cavallo bianco. Cioè, questo cavallo bianco era un gringo, in pratica, sì. Un gringo che si era trasferito tra i Tarahumara e correva dalla mattina alla sera. In pratica lui pensava che fosse un fantasma, a un certo punto pensava che fosse una leggenda, ma poi lo incontra veramente. Eisenberg. Questo cavallo bianco, questo Mika Triu, questo è il vero nome, era un americano che si era trasferito lì. E quindi lui con questo cavallo blanco diventa amico e inizia a raccontare la storia di questi Tarahumara. I Tarahumara, ad esempio, hanno una caratteristica. Prima ti ho parlato del chapas, perché i Tarahumara si nutrono di un seme che si chiama chia, da cui prende il nome chi ha scritto, sì. Da cui prende il nome lo stato del Chiapas. Che cos'è? I messicani chiamano Chiapas. Chiapas. Non dicono Chiapas come noi. Perché questo Chiapas. Il seme di chia è qualcosa di veramente incredibile dal punto di vista energetico, perché grazie a un'oncia di chia, un'oncia di questo chia, che è ricco di carboidrati, di proteine, omega 3, omega 6, manganese, tu puoi correre, sì. Puoi correre, sì. Uomo, tu puoi correre più forte di quello che credi, sì. E puoi fare molto di più di quello che pensi. Tipo 500 miglia per caso? Molto di più. L'avrei giurato. Già messo, tratta da un film di cui Aldo Rock continua a parlare un gran bene, pur non avendolo ancora visto, che dobbiamo andarci insieme, sì, non provare, sì, a andarci da solo. Pensa alla coincidenza, la strada dove si svolge questo film, che è la strada del folk americano di New York, si chiama McDougal. Che film è? L'hai già detto? Sì, Inside Llewyn Davis, che è quello dei fratelli Coen. McDougal Street. È l'autore di questo libro, si chiama Christopher McDougal. Tutto torna. Niente, culo, non l'avevi previsto. Sì, la canzone era 500 miles, cioè 500 miglia, cantavano Justin Timberlake, Carey Mulligan e Stark Sands. Questa è Radio DJ, abbiamo ancora 2 minuti, con cosa vuoi chiudere? Ma voglio chiudere dicendo che intanto volevo raccontarvi brevemente quello che fecero i Tarahumara, poi uscendo dalle loro barrancas, furono portati a fare delle gare in Nord America. Sì. Queste
queste gare di trail. Pensate che adesso il trail, ogni domenica c'è una gara di trail. Il trail è esploso. Trail, tutto cos'è? Il mondo. Cos'è? È la, la corsa al di fuori dei percorsi asfaltati. Una specie di campestre in pendenza, però. Sì, no? Le campestre sono più aggressive di corte. No, no, no. Una gara che il trail deriva dallo sky running. Quindi corsa in montagna, sullo sterrato, eccetera. Portato sulla distanza. Scusa, non l'hai detto in 10 secondi, perché i Tarahumara storicamente corrono o correvano? Per cacciare? Ma fondamentalmente perché dovevano sopravvivere. Quindi per cacciare. Loro uscivano alla mattina dalla loro capanna, sì, e non sapevano che cosa accadeva alla loro vita, nel senso che o dovevano scappare, o dovevano cacciare, o dovevano fuggire da un giaguaro che li voleva, certo, mangiare. Questa roba qua. Secondo me, dei Tarahumara due cose si devono dire. Una, questa cosa che corrono, l'altra che se li vede Roberto Cavalli. Perché? Secondo me sono bellissimi. Si crea una nuova linea di abbigliamento perché hanno uno stile tutto loro. Eleganti. Questo monocolore. Allora, i Tarahumara furono sponsorizzati dalla Rockport. Sono brutti. Nel 1994 un gruppo di Tarahumara fu iscritto a una gara prestigiosa, che è la seconda gara più importante in America dopo la Western States, di 100 miglia, che si chiama Leadville. Ok? Come sono andati in corsa? Allora, furono affrontati da una donna, la più forte, il più forte corridore femminile americana. Si chiamava questa ragazza, e in pratica questa ragazza voleva battere a tutti i costi i Tarahumara erano in 5 e lei da sola, e fu in testa per tutta la gara. Questi Tarahumara sempre dietro, una gara di 100 miglia e una gara di 160 chilometri. La Leadville è un paese di minatori, cioè se nel Barrancas del Cobre trovi di tutto, lì trovi questi minatori, pronti a tutto, gente tosta, dura, e la gara è la più dura al mondo. E loro in pratica sono partiti, non conoscevano le tecniche di gara e comunque si sono gettati all'inseguimento di questa gazzella, come la chiamavano loro. Cioè donna. Le tecniche di gara, perché bisogna risparmiarsi un po'. Beh, di sì, non puoi andare a manetta, ma poi conoscere il territorio, bere ai posti dove ti fermi, gli accompagnatori. E loro quindi, all'inseguimento. Risultato, la ragazza arriva a 15-20 chilometri dal traguardo, sì, è in testa. Sì. Improvvisamente uno solo dei Tarahumara, sì, esce dalla foresta dietro di lei. Dalla foresta? Sì, dalla foresta, perché hanno anche dei tratti di foresta. Lei improvvisamente gli spunta alle spalle e la supera e la batte, e lei vuole ritirarsi, ma alla fine taglia lo stesso il traguardo. Seconda, primo il Tarahumara, seconda questa ragazza americana, terzo, quarto, quinto, sesto gli altri Tarahumara. Bene, era una storia vera, la trovate nel libro che si chiama Born to Run. Abbiamo finito, saluto Norman, giusto, e Marco, i due ascoltatori con noi questa mattina. Un saluto ufficiale, sì, da Aldo Rock. Sì, allora, il motto della Lead Devil, il motto è: diventa amico del dolore e non sarai più solo.